Salve a tutti, fratelli e sorelle, benvenuti nel nuovo appuntamento di Messaggi e Profezie. Dio vi benedica, sia lodato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà, lode e gloria a Cristo e Ave Maria. Oggi andremo a leggere il messaggio di Anguera del 14 di gennaio 2020 e dice questo: Cari figli, sono la vostra madre addolorata, vi chiedo di essere fedeli a mio figlio Gesù e al vero magistero della sua santa Chiesa. La cosa importante, come ve lo diciamo sempre, è andare al tabernacolo e stare con il Vangelo e il Catechismo, cari fratelli e sorelle. Questo è chiaro che deve essere in questa maniera. Se non si è in questa maniera, cari fratelli e sorelle, è chiaro che questo comporterà, cari fratelli e sorelle, situazioni sempre più peggiori e pesanti, cari fratelli e sorelle. E cosa fare in questi casi? Seguire quello che ci dice nostro Signore Gesù Cristo. Non ci sono altre problematiche su questo tipo di discorso. E dice: camminate per un grande naufragio della fede. Cioè, la fede, sappiamo, le profezie dicono che crollerà. Purtroppo. Gesù lo dice: quando il figlio dell'uomo tornerà, quanta fede troverà? Chiaramente, questo credo che sia quasi. Vedete com'è tutto collegato. E la mancanza di amore per la verità causerà grande confusione e divisione tra i miei poveri figli. Quindi confusione e naufragio della fede. Quindi confusione e apostasia o preapostasia. Piegate le vostre ginocchia in preghiera. Questo è il tempo dei dolori per gli uomini e le donne di fede. Ma qualunque cosa accadrà, non permettete che la fiamma della fede si spenga dentro di voi. Cioè, noi dobbiamo avere sempre fiducia nel Signore Gesù Cristo. Tant'è vero che dice: non permettete che nulla vi allontani dal cammino che vi ho indicato. Rimanete sempre con Gesù, sempre con Gesù. E dove, cari fratelli e sorelle? Cercatelo nell'Eucaristia, alla Santa Messa, al Tabernacolo, fratelli e sorelle. Lì dobbiamo andare. E per questo che lo diciamo sempre, fino all'ultimo respiro lo diremo, cari fratelli e sorelle, perché solamente così potrete raggiungere la vittoria. E dice: non vi dimenticate, e questo è chiaro, ascoltate che è la cosa importante, la presenza di mio figlio Gesù in corpo, sangue, anima e divinità nella Santa Eucaristia è una verità non negoziabile. Perché la messa è valida e lì c'è il corpo e il sangue di Cristo. Chi dice il contrario, cari fratelli e sorelle, non lo ascoltate. E dice: state attenti. Questo è il messaggio che oggi vi trasmetto nel nome della Santissima Trinità. Grazie per avermi permesso di riunirvi qui ancora una volta. Io vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rimanete nella pace. Bene, cari fratelli e sorelle, come avete sentito, la parola della Vergine Maria, insomma, quello che ci dice la Vergine Maria in questi messaggi presunti, ci dice: andate alla Santa Messa, cercate il Signore al tabernacolo, andate proprio lì. Ripeto, chi dice il contrario, che lì non c'è il corpo e il sangue di Cristo, dice una bugia. E dal cielo la verità, la mamma nostra celeste, lo dice sempre la verità. Quindi preghiamo per chi dice il contrario. Dio vi benedica, sia lodato nostro Signore Gesù Cristo, sia fatta la sua santa e divina volontà, lode e gloria a Cristo. Ave Maria.